buono. Come comincia la Divina Commedia? Ecco cosa ho trovato cercando come comincia la Divina Commedia su internet. Su Wikipedia. Ragazzi, se il professore non gliela sa spiegare, e la pigliano una novella. Invece la Divina Commedia è attuale. Per esempio, i bianchi, i neri, i nostri colori, no? La nostra società, i nostri partiti, i nostri odi che c'è, e sono, vengano da queste cose qui, vengano da il sorgere della nuova società, che l'era questa la società. La Divina Commedia in tre volumi della Fabbri Editori appartenente eccetera. Una cultura veramente occidentale, che l'era quella che ha portato al Rinascimento, alla fine di Medioevo. Guarda, non sono contro a internet e alle nuove tecnologie, io non posso essere contro, però c'è un ragionamento da fare. Bisogna vedere fino a che punto vi porterà un'istruzione, una cultura queste cose, o se rimarrà tutto come prima. Quando io ero qui a Roma all'università non c'erano i cellulari, ovviamente, e la mia fidanzata di allora era a Taranto. Io spedivo una lettera, la quale bene o male ci impiegava 7 giorni per arrivare a Taranto, e poi la mia fidanzata la leggeva e rispondeva, e io la risposta alla lettera, questa lettera, queste parole d'amore, mediamente le avevo dopo 2 settimane. E questo tempo non era un tempo vuoto, ma era il tempo dell'attesa. Il tempo dell'attesa, che è un tempo importante, fecondo nelle relazioni e nel decidersi come abitare il tempo. Questa è una società che ti fa stare in tensione e che non sei mai libero, mai libero, perché questo problema di tenere il telefonino in tasca acceso. Cosa devo pensare? Che ti sta suonando il telefono? E ti piace? No. Perché? Perché ci disturba. E lì è una questione che tu perdi di libertà, te non ti adopri più, te non pensi più col cervello, e lui che pensa per te, e lui che decide che tu devi fare te. Spegnerlo e lasciarlo a casa. Un suo cugino mi hanno detto che va anche abbastanza a scuola, ma io a volte dico, ma che scuola sia? Non ha mai letto un libro. C'è gente che gli arrivano alla laurea che non hanno mai letto un libro intero. Ma sarà possibile? Sicuramente la tecnologia permette delle cose che prima non erano possibili e sta accelerando i tempi. Nel momento in cui io spengo, consento a me anche di essere in qualche modo anche padrone del tempo, permettendomi una lentezza. Mi canti una canzone? Non ti piacerebbe? Come fanno ad andare fino in fondo? Fino in fondo, se non hanno lo scibile della lettura. Questa è una delle mie preferite. Si trasforma in un razzo missile con circuiti di 1000 valvole, tra le stelle sprinta e va. Mangia libri di cibernetica, insalate di matematica e a giocare su Marte va. Ho fatto lo spazzino, ho fatto le pulizie all'interno di Palazzo Comunale e poi sono stato 20 anni come bidello, alla scuola. E amor chi nullo amato, amar perdona, amar condusse noi ad una morte. Ho messo una borsina perché mi vergogna farlo vedere, una bella dire questo si mostra. Ne sa troppe, Porca. Ciao, scelta.